Oggi video importantissimo perché ti dico 10 cose da fare nell'orto, in giardino e sul balcone a gennaio. Però prima ricordati di iscriverti al canale. Buongiorno dalla campagna! Magari per molti potrà essere un video scontato, però visto che ora a gennaio iniziano a esserci anche delle belle giornate soleggiate, anche se fa sempre freddo, si iniziano ad allungare anche un pochino, c'è un po' più tempo per stare all'aperto, quindi per fare qualcosina. Partiamo subito con 1. Progettare l'orto. Ho già fatto un video, infatti ti lascio anche il link in descrizione e alla fine del video, molto interessante sulla progettazione proprio a modino dell'orto. Infatti sembrerà stupido, però è molto importante, anzi è fondamentale partire con le idee chiare. Devi sapere proprio bene cosa mettere nel tuo orto. Qualcosina può cambiare anche in corso d'opera all'ultimo momento. Una petta. Ecco, come si diceva, ecco, la prima sfera di sole rimangia anche le api. Infatti qualcosina può cambiare anche in corso d'opera, però ti ho detto le basi le devi progettare proprio su un foglio di carta, anche pensando a modino alle rotazioni, cosa c'era prima, cosa ci va dopo, anche per le sinergie, eccetera. Quindi, fondamentale, progetta il tuo orto. Progettare l'orto anche pensando alle concimazioni, infatti è inutile concimare con alto titolo di azoto dove ci andranno pomodori o zucche. Ecco per questo il secondo punto, pensare bene alle concimazioni. E a proposito di questo ti lascio tutti i link in descrizione relativi a tutte le cose che vado a dire in questo video, relative ai video che ho fatto, quindi non perderteli. Quando parlo di concimazioni parlo di programmare la tua concimazione di base, che siano concimi organici, ammendanti, pellettati o letami, insomma ci devi pensare adesso, devi pensare bene alle quantità che ti servono, quindi organizzarti se ce l'hai da parte già, oppure devi andarli a ricercare e magari anche prenotare, se non addirittura già acquistare, perché poi quando si avvicina la primavera siamo tutti un po' arruffati, insomma, nell'accaparrarci tutte le cose e magari, insomma, è anche un po' più noioso. Se ci pensi per tempo e te lo programmi a modino, vedrai che ti trovi meglio. Quindi, idee chiare, mi servono tot chili per questo determinato pezzo di terreno, così parti bene. Quando la temperatura, insomma, si rimette un pochino, anche il terreno magari se è gelato, è pronto per concimare, quindi parti col piede giusto. Terzo punto, sempre per quanto riguarda la programmazione e la progettazione, pensa bene ai semi e a tutto il materiale che ti servirà per la prossima stagione, quindi fai un bell'inventario di quello che hai già e quello che dovrai acquistare. Quindi vai nel tuo magazzino dove tieni tutti i semi, segnati su un foglio, ho questo e mi servirebbe questo. Pensa tutto a quello che ti serve per coltivare peperoni, melanzane, pomodori, zucchine, quindi le canne, le reti, le manichette, insomma i tubi di irrigazione. Pensa tutto, ora magari non ti elenco tutto quello che serve, però anche te. Pensa bene alla coltivazione che vuoi fare e se hai dei dubbi magari cercami sul mio profilo Instagram e scrivimi in privato lì, così ti darò anche più dritte nello specifico, insomma, quello che vuoi sapere. Però non ti scordare anche di commentare qui sotto, tanto ti rispondo anche qui, eh. 4. Puoi iniziare già a seminare qualcosina. Infatti, come detto prima, mi riferisco alle zone in cui non trovi il terreno ghiacciato per tutto il giorno o non c'hai 20 cm di neve in terra, insomma è facilmente coltivabile. Sei sempre a tempo per seminare alcune cose che però potevi già seminare in autunno, all'incirca verso novembre, che però se seminavi in autunno, anticipando la raccolta magari di un mesetto, però andavi incontro magari a forti piogge. Infatti qualcuno mi ha già detto non ho fatto tempo a seminare quello che ora ti dico. Sono sempre, quando sono a tempo a seminarlo, ecco, sei a tempo ora per seminare, quindi aglio, cipolle, fave, piselli, scalogno, le prime carotine e anche gli spinaci. Tra parentesi, anch'io entro la metà di gennaio devo seminare sempre l'aglio, le cipolle e anche fave e piselli. 5. Il semenzaio. Infatti, come ti ho detto, puoi già seminare qualcosina all'aperto, però puoi anticipare le semine facendotele in un contenitore, come a volte ti faccio vedere, già preforato con dei buchetti, in un porta uova o in dei vasetti, insomma qualsiasi contenitore c'hai magari già da riutilizzare. Per seminare che cosa? Partiamo dicendo che il semenzaio deve essere un luogo abbastanza caldo, quindi riparato dal freddo, però dove c'entra la luce, altrimenti le piantine quando germinano cercano la luce, allungano il collo e poi non diventano più piante robuste e sane da trapiantare nell'orto. Quello che vai a seminare ora sarà pronto tra circa un mesetto, poco più, dipende da cosa semini. Quindi tra un mesetto cosa potrei trapiantare nell'orto? Sicuramente non pomodori, peperoni e melanzane, perché è sempre presto, quindi aspetta a seminarli. Per queste qui magari vai alla semina di febbraio. Quindi puoi iniziare il semenzaio di cavoli, finocchi, cipolline, insalate, prezzemolo, bietole e cicorie, quindi proprio per la roba prettamente estiva anche peperoncini. Aspetta un attimo, aspetta a febbraio.
così riesci a controllarle meglio, perché ti ho detto, il semenzaio comunque è un luogo dove ti ci devi dedicare, devi prenderlo proprio sul serio, altrimenti cioè, non è che si butta lì il semino e le piante vengano da sole, vanno curate appunto a maggior ragione quando sono piccoline. Vai, ora siccome siamo a metà dei punti, ma ti sei iscritta al canale e mi segui già su Instagram? Se non lo fai, balla a fare subito adesso, Ti ho detto cosa puoi già seminare all'aperto, cosa puoi seminare in semenzaio, ora parliamo dei trapianti. Quindi, sesto punto, cosa puoi piantare? Cosa puoi piantare nell'orto, nel balcone e nel giardino? Ti vado a dire tutte e tre queste cosine. In inverno è proprio il periodo ideale per trapiantare alberi da frutti a radice nuda. Anche di questo ho fatto proprio un video apposito. Ti ricordo che ti metto tutti i link in descrizione dei video che ho già fatto e sulle cosine che vado a dirti in questo video in maniera grossolana. Quindi non perderteli e vai a cercare in descrizione. Cosa che devo fare anch'io proprio adesso, infatti in questi giorni mi dovrebbero arrivare le piante. Puoi piantare more e lamponi, quindi piccoli frutti, che li puoi piantare anche sul balcone, magari in un vasetto, proprio in un posticino dedicato. Se vuoi piantare un bel olivo, magari anche più di uno, questo è il momento giusto. Anche per quanto riguarda le siepi, quindi tutti i tipi di siepi, adesso è sempre il momento giusto, perché comunque ci sono sempre giornate di pioggia, loro riescono ad attecchire bene, pronti per partire in primavera. 7. Preparati il balcone. Se è la prima volta che fai e vuoi fare appunto l'orto sul balcone, o comunque vuoi mettere qualche pianta sul balcone, organizzati. Se hai già magari anche delle vaschette vecchie per metterci i fiori o dei vasi vecchi, insomma riutilizza quelli lì nel modo in cui puoi, altrimenti fatti una bella lista, come quando si fa la lista della spesa per andare in agraria a comprare tutto ciò che ti serve, quindi vasi, magari delle sospensioni per reggere le vaschette, se ti servono dell'annaffiatoio, insomma qualcosa per irrigare, o anche dei sottovasi, anche se su questo punto io sono un pochino contraria, ma d'estate magari sono utili. Invece, se non è la prima volta per te, fai un bel inventario di quello che hai già, risistema, ti ho detto, riutilizza quello che hai già, pulisci bene le vasche se ce le hai sempre piene, se c'hai le ciotole piene di terriccio vecchio, riutilizza anche quello magari rimescolandolo con del nuovo terriccio e in più dagli della concimazione, così prepari già il bel alloggio per le tue nuove piantine. Ti lascio tutti i link in descrizione, ma per la concimazione va benissimo dell'organico pellettato. 8. Potature. Abbiamo un mese bello e buono per potare, quindi sbrigarci a potare quello che non abbiamo già fatto, perché poi da febbraio tutti gli alberi, tutte le piante iniziano a muoversi, iniziano a sentire la primavera, quindi quello sarà proprio il momento da stare fermi. Sicuramente da potare ci abbiamo gli olivi e gli alberi da frutto. Nel giardino tutte le siepi comunque vanno sistemate, se ancora non le hai fatto, tra parentesi anch'io non ho ancora finito di tagliare tutte le siepi, così poi queste qui scoppiano belle rigogliose e coprono magari anche, vedi qui, c'è tutti dei buchi che si vede dall'altra parte. Anche tutte le piante da giardino, tipo le cicas, le oleandri, le margherite, insomma ora è il momento giusto. E in più per quanto riguarda le aromatiche, se ce l'hai in terra o nel balcone, insomma dovunque tu ce l'abbia nell'orto, dagli ora una bella potata, così anche queste riscoppieranno più rigogliose che mai in primavera. 9. Fai le manutenzioni. Quando parlo di manutenzioni penso alle attrezzature meccaniche e quelle manuali. Per quelle manuali parlo di zappe, vanghe, rastrelli, insomma tutto ciò che ci serve poi anche adesso, ma sicuramente ancora di più nella primavera estate, nel nostro orto, nel giardino. Insomma va risistemato, magari data una bella grattata o con la moletta o con la carta vetra. Parlo anche di affilare i forbici, le falci, insomma tutto ciò che ci serve per coltivare e per raccogliere a livello manuale. Poi per quanto riguarda a livello meccanico mi riferisco a, per il giardino, anche al tagliaerba, tagliasiepi o la motozappa per l'orto, motosega, decespugliatore, insomma tutta l'attrezzatura che c'hai, quella va risistemata. Se non sei in grado te, magari perché sono ferme già da del tempo, le porti ad un meccanico di fiducia proprio del settore. E questo è il momento giusto anche per andare da meccanici, perché poi in primavera tutti portano la roba ad aggiustare, quindi c'è un caos e chissà quando te la aggiustano. Proprio riferimento a questo magari farò anche un video su quello che riesco a sistemare, insomma a fare la manutenzione per i miei attrezzi. Ovviamente mi aiuterà Francesco, perché io per alcune cose proprio sono negata, non so fare. Però magari per lubrificare la catena o per aggiungere dell'olio o pulire o sostituire la candela, quelle sono cose che magari può fare anche da solo. 10. La fragolaia. Allora, se ho detto della fragolaia, se ce l'hai già, allora se ce l'hai già piantata in terra come ce l'ho io, va risistemato tutto a modino. Se non l'hai ancora fatto, pota le tue piante, perché tanto d'inverno le fragole sono ferme. Mentre se ne vuoi impiantare una di nuova, adesso è il momento giusto per pensarci e per, insomma, per muoverti, sia che tu la voglia piantare in terra che tu voglia fare una struttura fuori suolo, che siano sacchetti o magari dei tubi, insomma, o dove le vuoi mettere, anche sul balcone o dei vasi. Adesso è il momento giusto per pensarci e per muoverti. Anch'io ho una struttura in
fuori suolo, non so se l'hai già vista, sì, avrò già fatto dei video anche su quella struttura lì, però siccome dove adesso mi è cascata tutta in terra, devo ripensare e farla tutta qui, tutta insieme a queste fragoline qui, quindi magari anche di questo ne farò un prossimo video. Quindi ti aspetto qui sotto nei commenti, ma anche sul mio profilo Instagram, dove magari ci scambiamo messaggi anche proprio in tempo reale. Iscriviti al canale e noi ci aggiorniamo. Alla prossima!